Allora, il gruppo Alpini di Caglio Rezzago è veramente felice di tutti voi che siete intervenuti a questa splendida serata del rogo e del nostro camminare con le torce verso il centro storico di Rezzago. Ringraziamo i gruppi alpini che sono intervenuti e sono veramente numerosi, e anche gli alpini. Allora, la nostra serata si svolgerà in tre tempi. Prima, da questo punto, ci saranno alcuni interventi delle autorità, saranno interventi molto brevi, saranno interventi di rito, però sono interventi che assolutamente sono obbligatori. Poi ci sposteremo nel Prato, dove ci sarà la cerimonia dell'alzabandiera con il canto dell'inno degli italiani, al quale invitiamo proprio tutti a cantare, perché non abbiamo neanche la base e dovremo cantare a cappella e ci dovremo superare. E poi ci sarà la benedizione del fuoco, e con la benedizione del fuoco vedremo se sarà il caso di accendere il falò, perché purtroppo questa breva serale ci dà qualche preoccupazione. Allora, così come vuole il cerimoniale nelle grandi nostre dei nostri raduni, il primo a prendere la parola è il capogruppo degli alpini locali, il capogruppo degli alpini di Caglio Rezzago, Enrico Binda. Io vi ringrazio di questo applauso, ma sinceramente mi prendete un po' in contropiede. Vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione e vi ringrazio per le offerte che ci avete dato, e sapete già per chi sono destinate queste offerte. Il nostro scopo di questo fiaccolato, lo sapete bene, però ci tengo ancora a farvelo ricordare, serve per aiutare delle associazioni onlus e anche nello stesso tempo per far conoscere il nostro bellissimo castagneto a voi che venite a visitarlo. Non so più cosa dire, per cui ricedo la parola al nostro carissimo Tiziano. Grazie! Allora, mi sto facendo aiutare dal consigliere di zona, perché qui a Rezzago sono tutti Binda e ho paura di confondere i nomi di battesimo. È il momento del signor sindaco, di colui che guida la comunità civile di Rezzago, Sergio Binda.
Beh, innanzitutto rivolgo un ringraziamento a tutti voi qui presenti, agli alpini del gruppo Alpini Caglio Rezzago e delle altre sezioni, ai villeggianti, ai rezzaghesi e a tutti gli amici della Fiaccolata che tutti gli anni appunto si trovano in questo meraviglioso punto per questo evento che appunto merita sicuramente da parte di tutti un ringraziamento. Quest'anno le associazioni di Rezzago si sono superate. Abbiamo iniziato con la Pro Rezzago che ha dedicato le prime 4 serate gastronomiche di luglio alle associazioni Onlus di volontariato, e quindi abbiamo iniziato con la Croce Rossa, con l'SOS di Canzo, Croce Rossa di Asso, ripeto, e con le associazioni che seguono la disabilità, noi genitori di Carpesino d'Erba e il Melograno sempre di Erba. Ma appunto si vogliono superare tutti i record, tutti i confini, e quindi anche gli alpini hanno voluto dedicare questa serata, questa fiaccolata all'associazione Ancora. Questa sera abbiamo presente con noi il vicepresidente dottor Ferretto, il presidente dottor Franco Vecchio, che già in altre occasioni è stato con noi, non ha potuto essere presente questa sera, ecco, e quindi abbiamo a rappresentare l'associazione il dottor Ferretto. Quindi dicevo, è motivo di vanto per noi avere queste associazioni che dedicano il loro impegno, il loro tempo libero per aiutare tutte queste associazioni del territorio, queste onlus, e quindi un ringraziamento veramente eccezionale va alla Proloco di Rezzago e al gruppo Alpini Caglio Rezzago. Dobbiamo ringraziare questa sera anche la Croce Rossa di Asso, qui presente con un folto gruppo e con la presidente Gloriana Stefanini, che hanno voluto assistere e seguirci, speriamo che non ci sia bisogno comunque di assistenza, comunque ci hanno accompagnato in questa serata. Quindi un grazie anche alla Croce Rossa di Asso e alla presidente, in particolare Gloriana Stefanini. Un grazie ancora a tutti voi e cedo la parola, penso, al dottor Ferretto dell'associazione Ancora. Buonasera a tutti. Siamo quindi beneficiati di questa serata che, grazie al gruppo Alpini di Caglio e di Rezzago, il loro lavoro, il loro impegno si è tradotta poi in un'offerta che arriverà alla nostra associazione, il cui presidente Franco Vecchio è spiaciuto di non poter venire, ma è in convalescenza per un incidente che ha superato, e saluta tutti voi, ringrazia a nome dell'associazione. L'associazione brevemente si occupa di malati che arrivano alla fine della vita, i cosiddetti terminali, e delle famiglie che sono coinvolte in questa tragedia. Un nostro vanto è di aver iniziato prima che il servizio diventasse un servizio pubblico per conto dell'ex ASL o per conto dell'ospedale. Quindi grazie a Franco, che ha avuto questa idea di costituire l'associazione, siamo andati per le case così alla buona, e poi pian pianino siamo diventati un'associazione che cerca di mettere tutto il suo impegno per fare le cose bene in questi momenti così delicati della vita. Grazie quindi agli alpini e grazie al comune di Rezzago, al sindaco che da sempre è stato vicino a noi. Grazie a tutti. Per
Prima di lasciare la parola a colui che rappresenta la sezione di Como dell'Associazione Nazionale Alpini, visto che siete così in vena di applausi, visto che oggi è San Lorenzo e domani è Santa Chiara, facciamo gli auguri a tutti quelli che portano questi due splendidi nomi. La sezione di Como dell'Associazione Nazionale Alpini vanta 125 gruppi sparsi su tutto il territorio della provincia. Andiamo da Dongo fino a Mariano Comense, andiamo da Bizzarrone fino a Longone al Segrino, da Bellagio fino a giù a Seveso, Civenna, eccetera, eccetera. Circa 7.000 iscritti, appunto, e questa sera, appunto, a rappresentare i 7.000 alpini comaschi c'è il vicepresidente Enrico Bianchi. Oh ragazzi, l'ultimo che parla è il più sfortunato, perché hanno già detto tutti, io non so più cos'altro dire. Sono felice che non ci sia il mio presidente, perché una volta tanto posso parlare io a rappresentare i 7.000 alpini comaschi, perché sennò sono sempre in subordine. Io ringrazio il Maurizio Invernizzi che mi invita sempre, ma devo dire egoisticamente che sono venuto per le frittelle della signora Rosalba, perché non per altro. È una festa bellissima questa, perché è spontanea, naturale, è vissuta in natura, ci sono anche dei bellissimi asini lì sopra, a me piacciono tantissimo. Mi fa piacere che ci siano anche tanti alpini, ci sono oltre gli alpini di Caglio Rezzago, ovviamente, Caslino d'Erba, chi c'è? Caslino d'Erba, Sormano, il nuovo gruppo Albese, il nuovo gruppo Pontelambro, il nuovo gruppo di Valbrona, dov'è? C'è anche il capogruppo Piero, è arrivato? No, non è arrivato perché lavora. Non è arrivato ancora Piero, c'è anche Sormano, quindi spero di non averne dimenticati nessuno. Le chiacchiere danno sempre fastidio alla gente, no? Per cui io non posso che ripetere questo splendido augurio, che si ripeta anche l'anno scorso, all'anno prossimo una festa bella come questa. Speriamo nel tempo, dispiace forse che non possiamo accendere il falò. Viva l'Italia, viva gli alpini. Viva l'Italia, viva gli alpini. C'è un suggeritore. Grazie, arrivederci a tutti. Uè, ha chiuso con le stesse parole con le quali chiude sempre il suo presidente. Hai visto, sono stato io a suggerirlo. Thank you.
fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. Stringiamci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Pini, riposo! Preghiera dell'alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade. Noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni alenito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Alpini, riposo! Allora invitiamo il nuovo parroco, Don Walter Anzani, originario di Lurago d'Erba, altra sede di Gruppi Alpini. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'accoglienza, saluto ognuno di voi e soprattutto gli alpini, i quali il giorno in cui sono arrivato qui mi dissero l'anno scorso, era poco intorno al 12, non era settembre, no? Una settimana dopo esattamente quando avevo ricevuto la nomina, mi dissero una cosa molto concreta, che quando c'è da lavorare loro ci sono. Devo dire che fino adesso mantenete sempre la parola, e quindi un applauso veramente, perché per qualsiasi cosa so e sappiamo che loro sono sempre disponibili, proprio nello spirito di servizio gratuito e disinteressato. Ecco, sono molto contento per questo momento, per questa festa, con queste anche motivazioni da cui appunto fa riferimento, per aiutare le diverse associazioni che sono presenti sul nostro territorio. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Sì, benedetto Dio Padre onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia, e dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo Spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Alpini, riposo! Here I go out to sea again. Sunshine fills my hair and dreams hang in the air. Colors in the sky and in my blue eyes, I know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh. It's a wonderful, wonderful life. Sun in your eyes, heat is in your hair. I seem to hate you because you're there. No need to laugh and cry.
Faceva così con la cotone. Che viene dalla montagna e guarda bene. No, non si dopo ti fanno vedere per un po' che Oh.
Il gruppo Alpini Caglio Rezzago vuole ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per la riuscita di questa manifestazione, in particolare la Croce Rossa di Asso per la preziosa presenza. Grazie anche agli amici consiglieri sezionali, al vicepresidente della sezione di Como, a tutti i gruppi alpini che con la loro partecipazione hanno sostenuto gli alpini di Caglio e Rezzago nella riuscita della magnifica serata. Un grosso grazie anche alle ragazze che sempre sostengono con il loro aiuto il lavoro delle penne nere. Un augurio di arrivederci quindi alla prossima manifestazione ancora con tanto spirito alpino. Yeah.